Dopo oltre 20 anni, 21 per la precisione, il sogno finalmente si è avverato. La casertana è in B, primo posto in classifica, miglior attacco, 41 gol, miglior difesa, solo 16 gol subiti. Nelle ultime 17 partite appena 2, di cui uno su calcio di rigore. Grande merito va soprattutto ad Enzo Cuccaro, l'uomo che con la sua testardaggine e la sua passione ha saputo tenere duro nei momenti difficili, ponendosi sempre un unico, quasi ossessivo obiettivo, far grande la casertana. L'ha presa in mano 4 anni fa, un inizio difficile, i grandi nomi non bastarono ed i rossoblù dovettero rassegnarsi ad un campionato anonimo, nonostante i movimenti in grande stile di mercato, che portarono gente del valore di D'Ottavio e Casaroli, tanto per citare dei nomi. Liguori alla seconda giornata viene esonerato, al suo posto Renna, un campionato sofferto, una salvezza raggiunta in extremis e da fine stagione si riparte. Montefusco, il nuovo allenatore, punta su una squadra di giovani. Si comincia per un torneo tranquillo ed alla fine si sfiora la vittoria. Maragliulo, Petriello, Giordano, Rovani, tanto per citare dei nomi, si dannano l'anima e cedono solo a pochissime giornate dal termine, quando a Brindisi incappano in una sconfitta senza attenuanti, 5-0. Niente Serie B nemmeno stavolta, è tutto da rifare. Il tempo di guardarsi intorno e la casertana ha già bruciato tutti sul mercato. Arrivano Serra, Campilongo e Rocca dal Brindisi, Romiti dalla Salernitana. Lanci, l'attaccante che in passato ha già fatto coppia col centravanti, completa la rosa. In Coppa Italia però i risultati non arrivano. Montefusco e la società decidono di dirsi addio prima che cominci il campionato. Arriva Caramanno, l'uomo delle promozioni. La stagione precedente ha portato in B il Foggia. Con lui ecco Marchetti, De Rosa, Piccino, Ravanelli, Cristiano, Brandani. Alla fine viene scritta una pagina trionfale del calcio casertano. 46 punti e record di vittorie consecutive, ben 10, eguagliato. Salernitana e Taranto fanno però meglio, anche perché sui rossoblù pesano 2 punti di penalizzazione subiti per una vicenda ancora oggi poco chiara e nonostante la totale assenza di prove contro la casertana. A fine anno Caramanno preferisce Vicenza. La guida tecnica viene affidata a Mario Russo. Arrivano Petruzzi, Statuto ed Aiello dalle giovanili della Roma, Bucci dal Parma, Rovani fa il suo ritorno da Trento, dove la stagione precedente si era trasferito, conquistando con 13 gol realizzati i tifosi trentini. E da Lecce ecco Dario Levanto, poi ceduto alla Triestina per Giacomarro, ed ancora Taormina, Monaco, arrivato a stagione già iniziata con Manzo ed alcuni giovani di belle speranze della primavera, come Esposito ed Erbagio, a completare la rosa. Dunque si ricomincia. L'avventura di Russo non dura molto, dopo 2 giornate viene sostituito da Lombardi, ma sarà ugualmente un campionato da ricordare a lungo. Non solo arriva la B, ma anche il primo posto in classifica. Il Palermo, che era avvantaggiato di ben 7 punti, non solo viene raggiunto, ma addirittura superato. È il trionfo. Un trionfo il cui merito va soprattutto ai giocatori, ma anche la società ha ormai acquisito la mentalità vincente. L'amministratore delegato, Bove, uomo riservato e passionale, si dedica alla casertana con tutto l'amore che può. Per la sua grande disponibilità e capacità di comprendere i problemi degli altri e nel caso specifico dei giocatori è da tutti considerato come il buono della società. Poi c'è il direttore sportivo, Grillo. In punta di piedi e senza tanti clamori è riuscito a mettere a segno colpi eccezionali. In 4 anni ha portato a Caserta fior di giocatori, D'Ottavio, Ravanelli, Petruzzi, Rovani, senza quasi mai sbagliare un colpo. Anche per la Serie B Cuccaro farà affidamento sulla sua competenza. Una società solida dunque, cui Cuccaro ha saputo dare una struttura funzionale, facendo sì che tutto girasse sempre al massimo. Ogni uomo al posto giusto. Il dottor Camillo Agnano, a capo dello staff medico, col suo più stretto collaboratore Alessandro Ragone, entrambi da oltre 10 anni nel club rossoblù. E poi il fedele massaggiatore Curcio, l'uomo che col magazziniere Fiore ha vissuto le 2 promozioni. Suo primo collaboratore, il giovane Antonio Bellofiore, figlio d'arte. E poi il settore giovanile con Biagio Natale, già secondo con Materazzi e Montefusco, e l'indimenticabile stopper rosso-blu Grava. Insomma, ogni cosa al posto giusto e tutto curato nei particolari. Il lavoro di segreteria è affidato a Giuseppe Maietta e ai suoi collaboratori Antonio Valente e Giovanni Merola. L'incarico di accompagnatore ufficiale della squadra è invece affidato all'ex calciatore Renato Ferraro e accanto a lui Mattia Pastore. Non va dimenticato, infine, il fedel magazziniere Raffaele Fiore, da qualche anno in tandem con Sandro Gazzillo. È nella casertana da una vita, ha vissuto promozioni e delusioni e poi l'ultimo fantastico sogno. Anche lui, come Cuccaro, giura che presto si tornerà a sognare. La lunga galoppata rossoblù ha inizio in una torrida serata di un anno fa. A luglio la presentazione della nuova squadra, stavolta all'aperto ai bordi della piscina di casa Cuccaro, alias Reggia Palace Hotel. Applausi a tutti, come si conviene in sede di partenza per un'altra avventura.
E poi sono di buon auspicio, specie per il nuovo allenatore, Maurio Russo, arrivato ad occupare il posto di quel Giuseppe Caramanno che tanto bene aveva fatto nei mesi precedenti. Il tecnico sa dell'eredità, sa dei programmi della società, si dichiara pronto a lavorare per centrare l'obiettivo comune, quello di far meglio della stagione precedente, cioè vincere il campionato, o perlomeno provarci. A settembre le ostilità ufficiali. La prima uscita a Sassari, il 16, il caldo è ancora asfissiante, in Sardegna poi. La casertana cade, una casertana abulica contro una Torres tutta grinta e velocità. Russo s'arrabbia, ma la sostanza non cambia a distanza di 7 giorni. E stavolta è al Pinto che la squadra si inceppa ed il Perugia passa per 3-2. E da poco valgono le recriminazioni delle concomitanti e forzate assenze di Rovani, Suppa e Statuto. La decisione di Enzo Cuccaro non sorprende molto. La società ringrazia Mario Russo, ma desidera interrompere il rapporto. Sulla panchina rossoblù arriva Adriano Lombardi, rosso di carnagione, verbo tipico dei toscani di Ponsacco, trascorsi gloriosi in quel di Avellino, voglia di parlare poca, di fare e agire molta. E si mette subito al lavoro, dopo aver parlato con i giocatori nel chiuso degli spogliatoi, occhi negli occhi, senza inutili giri di parole, con franchezza e lealtà, la stessa che chiede ai suoi. C'è scoramento, è inutile dirlo, tra i tifosi. Alla seconda giornata già un nuovo allenatore, senza la miseria di un punto in classifica. È una nuova partenza ad handicap. Come si riuscirà a raddrizzare la barca rossoblù in un oceano dove navigano imbarcazioni ben diversamente corazzate? Ma evidentemente il colloquio di Lombardi deve essere stato di presa rapida. La casertana passa a Catania grazie ad una prodezza di Levanto. Ma nel clan rossoblù scoppia anche il caso Campilongo. Il giocatore annuncia di voler cambiare aria. All'orizzonte si profila l'opportunità di un salto di categoria. Ma Cuccaro è categorico. Campilongo non si cede. E la domenica successiva il bomber torna a lavorare, cioè a segnare. E così la squadra pareggia al Pinto con il Casarano. Rovani sfiora il gol partita. Lombardi asserisce che esistono i margini di miglioramento, come conferma lo 0-0 di Licata ed il successo in trasferta contro la Puteolana per 2-1, marcatori Manzo e Rovani. La prima sosta del torneo coincide con una casertana Puteolana bis, stavolta per la Coppa Italia. Positivo in rossoblù l'esordio del neoacquisto Giacomarro. E Rambone alla finestra del campionato si improvvisa veggente. Vinceranno Casertana e Palermo, proclama il tecnico, che poi andrà a Catanzaro. Il 4 novembre riprende la marcia. Il Siracusa sotto di un gol. Rovani, il match winner, che così si riconcilia con il pubblico dopo alcune incomprensioni. Poi la caduta a Palermo. Due rigori trasformati da Modica non impediscono tuttavia al presidente Cuccaro di esordire nel dopogara. La Casertana andrà in B con il Palermo. Ma dietro l'angolo ci sono soltanto pareggi a Iosa. Prima con il Nola, 1-1, Serra l'autore mentre gli ospiti trasformano un calcio di rigore. Poi con l'Andria, 0-0, ed in entrambi i casi ignorati due falli in aria su Campilongo. Quindi un nulla di fatto a Catanzaro e 2-2 in casa con l'Arezzo che si fa raggiungere da Rovani, autore di una doppietta. E ancora Rovani, la domenica successiva, segna a Battipaglia il gol del pareggio per la Casertana. A Giarre, dopo altra sosta, il colpaccio mancato. Buona la gara, ma solo un punto, meglio che niente. La vittoria piena con il Siena, il giorno dell'Epifania al Pinto. Ma la squadra non piace. Campilongo comunque si tiene in quota cannonieri. A Monopoli una sconfitta di misura. Cuccaro sbottò di brutto ed oggi commenta così. Per ottenere qualche cosa bisogna scuotere l'ambiente, bisogna fare coraggio, bisogna azzerare, bisogna... come si dice, nello spogliatoio, lo spogliatoio, il famoso spogliatoio. Nello spogliatoio bisogna cacciare fuori tutto quando stai in un momento di crisi, azzerarsi, andare giù, perché sennò c'è sempre la possibilità di cadere, e poi risorgere insieme. Quindi sviscerare un poco tutto il problema, cacciare fuori tutto quello che di negativo c'è, e poi insieme costruire. L'abbiamo fatto e ci è andata bene. Un colloquio salutare, effettivamente, quello che seguì nel chiuso dello spogliatoio. Con la Ternana uno schiaffo violento alla paura. Campilongo in gol 2 volte, finalmente la grinta giusta di tutta la squadra per ritrovare bel gioco, risultato e sorriso. Poi Manzo e Rovani regolano la Torres alla prima di ritorno e portano la squadra a 3 dalla zona promozione, anche se c'è rammarico per l'espulsione di Campilongo e Manzo, che saranno costretti a saltare la successiva trasferta di Perugia. Ma l'obiettivo minimo viene raggiunto, 0-0, come con il Catania al Pinto, e dopo ancora a Casarano. Il 3 marzo la Casertana regola il Licata, 3-0 il risultato finale con gol di Monaco, Campilongo ed Esposito.
C'è una ventata di nuovo nell'aria, magari per effetto delle sole due lunghezze che separano la casertana dall'area B. Esposito si ripete con la putiolana assieme a Sup e con un campilongo in gran forma che sembra quasi voler giocare anche per il suo compagno di linea Rovani, bloccato da un'enterite e poi rientrato nel finale della stagione. Non si voleva rischiare una mia entrata anche in panchina in questo periodo particolare, quindi è chiaro che comunque sto bene, mi auguro che la società e l'allenatore che poi deciderà mi dia il giusto premio di una, ecco, diciamo per ricomparire, per dimostrare che soprattutto a me stesso che ho ripreso gli allenamenti e non ho più problemi, diciamo tutto quello che ho passato è alle spalle ormai. Campilongo si ripete ancora a Siracusa, dove mette a segno una doppietta. Nella stessa domenica il Palermo pareggia in casa ed il Perugia perde addirittura dinanzi al pubblico amico. Morale della favola, secondo posto assicurato e tripudio generale in città, anche per l'imminente visita della stessa squadra siciliana capolista. Il quale Palermo viene letteralmente asfissiato al Pinto da una squadra in piena salute, che gira con autorità e prepotenza e che si ritrova ad occhi chiusi. Insomma, il 2-0, marcatori Suppa e Campilongo, era da prevedere abbondantemente, come la festa che si scatena in città e dovunque si mastica calcio rossoblù. Il raggiungimento della vetta la domenica successiva. La casertana impone il pareggio a Nola, il Palermo perde a Battipaglia. Lombardi dice, siamo divenuti più giudiziosi, mentre Cuccaro getta acqua sul fuoco dei facili entusiasmi. Ad Andrea la casertana pareggia con Campilongo, che centra il bersaglio grosso. Bucci perde l'imbattibilità su calcio di rigore dopo 933 minuti. Dopo l'ultima sosta di campionato, la rincorsa inizia con il Catanzaro. Un ostico Catanzaro sconfitto solo sul finire con un guizzo di Cervone. Peccato per l'aggressione subita a fine gara da Serra, un calcione, e dal DS Grillo una bottiglietta alla fronte. Si va ad Arezzo con la consapevolezza di un impegno non semplice. E tuttavia la squadra combatte per vincere e solo per sfortuna la casertana deve accontentarsi di un pareggio, dal momento che un forte tiro sferrato da Campilongo su punizione manda il pallone a stamparsi sul palo della porta toscana. L'appuntamento con la vittoria è rinviato di 7 giorni, vittima la Battipagliese che cade sotto le sferzate di Serra, Cervone e Cristiano. L'ex Pascarella para anche un rigore allo stesso Cervone. Ma al di là del risultato, che pure conta, si vede una formazione di autentici gladiatori che riescono pure a sopperire alla forzata e concomitante assenza di gente del tipo di Rovani, di Campilongo e Monaco, questi ultimi due appiedati dal giudice sportivo. 2-0 poi al Giarre, Serra e Campilongo a dare la spallata risolutiva. In tribuna ad applaudire i Falchetti, anche Gentile, Rizzo, Esposito e Longobardi, attesi il martedì successivo alla finale 5 a Milano per l'assegnazione poi centrata del tricolore di basket. A Siena Lombardi ufficializza le nozze imminenti. Con il risultato di parità la squadra ha fatto un significativo passo verso la promozione ed il rosso di Ponsacco annuncia che di lì a poco pronuncerà il fatidico sì. Come dire, tolto un pensiero, quello della casertana, posso concedermi anche una mezza giornata di vita privata. Il tempo, insomma, per la cerimonia religiosa e per il brindisi con amici e parenti al taglio della torta nuziale. Arriva il Monopoli. La città è ormai tutta casa, ma non solo la città, anche il circondario e vari centri della provincia, da bandiere e striscioni rosso-blu. Migliaia e migliaia di drappi uniscono balconi a balconi, a lampioni, a tutto ciò che può essere di sostegno. L'effetto Fonola, campione d'Italia di pallacanestro, fa il resto. Anche più distaccati dalle vicende sportive e calcistiche non possono rimanere insensibili ad una follia collettiva fatta di sana e folcloristica esultanza. E dopo il successo per 3-0, che è praticamente già il viatico per la B, il Palermo rimane staccato di una lunghezza perché non va oltre il pareggio con l'Andria. I cortei si centuplicano, così come le manifestazioni di giubilo miste e ascene, le più disparate e coinvolgenti, compresi anche improvvisati palchetti per cori ed inni, anch'essi frutto di un entusiasmo straordinariamente bello da vivere. Sugli scudi non solo i marcatori della giornata, Suppa, Serra e Campilongo, ma tutti, proprio tutti, in testa un glaciale Adriano Lombardi che non resiste più alla tensione e cede ad un pianto che è il più puro sentimento di un uomo fino a quel momento forte, perché era questo che il copione gli imponeva. Oh, my God.
mister. Siamo pronti, ce l'abbiamo fatta. L'apoteosi 9 giugno a Terni, 6-1 il risultato a favore della Casertana. A rete vanno Campilongo e Cerbone, una doppietta a testa, e poi Serra ed Esposito, per legittimare una superiorità netta ed un'ascesa impensabile, per come ancora una volta era iniziata la stagione. La Casertana, dunque, è in Serie B. Un sogno inseguito per lunghi, troppi anni, un sogno che ha rischiato anche di infrangersi miseramente. Poi la tenacia, la passione, la volontà, il sacrificio hanno prevalso su tutto e tutti. 21 anni dopo Moccia e Cuccaro a tagliare da presidente lo storico e prestigioso traguardo. Il cavaliere Moccia è stato il nostro presidente e ci ha regalato all'epoca dei campionati eccezionali, sensazionali. La nostra squadra era sempre tra le favorite e io da piccolo seguivo insieme a mio zio e a mio padre la squadra e chiaramente stavo a stretto contatto con il cavaliere Moccia, il quale era un tifosissimo di quelli più accesi. E per me era un mito, è un mito tuttora adesso, insomma. Quindi essere paragonato a lui per me è veramente una cosa che mi riempie di gioia ed è un grande onore. La galoppata esaltante, imponente, maestosa si è conclusa. Lo sguardo è ora rivolto al futuro, ai nuovi obiettivi e programmi che si profilano all'orizzonte, ai nuovi impegni che occorrerà onorare. Ma questa è un'altra storia. Intanto vediamo più da vicino i protagonisti della vincente avventura. Luca Bucci, portiere, 22 anni, dal Parma, 32 presenze in campionato, all'esordio in C. È il portiere meno battuto, con solo 16 reti subite. Per 933 minuti ha mantenuto inviolata la sua rete, capitolando solo su calcio di rigore ad Andria. Ha l'autorità del ruolo, nonostante la giovane età, sa comandare la difesa. L'esordio a Catania, alla terza di campionato. Luca è un ragazzo semplice e spontaneo, è il più severo giudice di se stesso. Quando sbaglia è il primo a riconoscere i propri errori. Nel momento del trionfo ripassa significativamente in un flash la sua stagione. Devo tutto a Lombardi, dice, è un grande uomo ed un grande allenatore. Ha avuto fiducia in me, spero di averlo ripagato. Dopo Monopoli ci è crollato il mondo addosso. Ci siamo sentiti soli, abbandonati anche dai tifosi, tranne i ragazzi della Curva Sud. È merito suo se oggi, con questo successo, possiamo contare su un pubblico favoloso. Gennaro Monaco, terzino, 23 anni, dall'Empoli, 25 presenze. Grinta, carattere, voglia di vincere. Difficile per chiunque superare la sua guardia. Non disdegna di proporsi con compiti diversi sulla fascia e di portarsi al tiro. Per il corazziere rossoblù un campionato in crescendo. Piano piano ha saputo conquistarsi uno spazio tutto suo nello scacchiere difensivo e nel cuore dei tifosi. Ivano Giordano, terzino, 27 anni, 32 presenze, da 7 in maglia rossoblù. Quest'anno Lombardi l'ha utilizzato terzino di fascia. La duttilità a ricoprire più ruoli, la serietà, l'impegno ne fanno uno dei punti fermi della difesa. Caserta è la sua seconda città, con la Casertana voleva vincere. Tanti gli allenatori in questi anni e per tutti Ivano è stato sempre un punto di riferimento insostituibile. Fabio Petruzzi, libero, 21 anni, 19 presenze, è la lieta sorpresa del campionato. Un inizio difficile. Campione d'Italia con la Roma Primavera ha saputo conquistarsi con la forza della sua classe un posto da titolare. Chiude con tempismo ed eleganza, vede il gioco, ha imparato a proporsi al momento opportuno. È di categoria superiore. Con onestà che lo contraddistingue, Lombardi ammetterà poi che è stato un delitto averlo tenuto fuori tanto tempo. Giunto a Caserta come il nuovo Baresi, gli manca esperienza e maggior grinta, ma come capacità tecniche l'accostamento non è esagerato.
Marco Serra, 29 anni, stopper, 33 presenze. Il capitano è di una regolarità impressionante. Esperienza e classe, è il leader della difesa. Imbattibile nel gioco aereo. Tessina d'oro ha risolto in più di un'occasione con i suoi gol situazioni difficili. Marco è in chiave tattica una delle soluzioni vincenti del team di Lombardi. Provati e riprovati gli schemi che su calci da fermo l'hanno visto volare più in alto di tutti e depositare la sfera nel sacco. 5 reti il suo bottino. Giuseppe Cristiano, centrocampista, 30 anni, 32 presenze. In pratica mette un tigre nel motore. Sta tuffo inesauribile, sa coprire con disinvoltura gli sganciamenti di Petruzzi. Velocissimo nel rubare il tempo agli avversari, l'Arsenio Lupin rosso-blu ha macinato chilometri. Alle sue prestazioni mancava solo il suggello del gol. Contro la Battipagliese ha fatto centro, eliminando così l'unico neo che ne macchiava il suo altissimo rendimento. Pasquale Suppa, tornante, 24 anni, 29 presenze, cresciuto nella società. Al rosso di Durazzano il compito sulla fascia destra di cucire il gioco. Un infortunio all'inizio gli ha fatto saltare qualche gara, ma si è ripreso bene. Le sue incursioni hanno provocato spesso effetti devastanti per le difese avversarie. Dotato di un forte tiro, anche se non molto preciso, ha disputato sotto la guida di Lombardi forse il suo miglior campionato per disciplina tattica e maturità tecnica. Andrea Manzo, centrocampista, 30 anni, dall'Avellino, 29 presenze. L'inserimento di Petruzzi al libero lo riporta al centrocampo e gli consente di esprimersi al meglio nel suo ruolo. È il faro del centrocampo. Di elevato tasso tecnico non spreca mai palloni, sempre al servizio della squadra. Precisi i suoi assist per la testa di Capitan Serra, l'ex Irpino, primo tassello voluto da Lombardi, ha ripagato alla grande il suo allenatore. Punto fermo del centrocampo rosso-blu nella prossima stagione. Salvatore Campilongo, trequartista, 30 anni, 30 presenze. È il capocannoniere della squadra con 14 gol. Non è una punta vera, è una mezza punta con spiccato fiuto del gol. Irresistibile se gioca da dietro in appoggio alle punte. Gli piace spaziare, non aver compiti tattici ben precisi. È l'uomo che fa la differenza. Merita a pieno titolo l'appellativo di Maradona della C. Teodoro Piccinno, terzino, 25 anni, 32 presenze. A suo agio nel ruolo di tornante d'attacco. Buona tecnica, buon dribbling. Le sue rapide e continue incursioni sulla fascia sinistra sono una variante tattica per far breccia nella difesa avversaria, come le sue rimesse laterali a lunga gittata. Se in forma, difficile tenere il suo passo. Carmine Esposito, ala, 21 anni, 18 presenze, cresciuto nella società. Tecnicamente valido, ha nella rapidità di esecuzione la sua dote migliore. Ha saputo sfruttare al volo l'occasione capitatagli quando Lombardi decise di buttarlo nella mischia. È giovane, deve migliorare come continuità di rendimento. Ha i mezzi per emergere. Roberto Rovani, centravanti, 27 anni, 18 presenze. 6 gol al suo attivo, prima che una interite lo mettesse fuori causa. Elevazione ed il gioco aereo, la sua dote tecnica migliore. Raffaele Cerbone, punta, 22 anni, 22 presenze. Tanta panchina, chiuso com'era da Campilongo e Rovani. Grande carattere, al momento opportuno si è fatto trovare pronto, segnando anche gol pesanti. E per lui non è stato facile. Non godeva delle simpatie di una parte del pubblico e ciò ne condizionava il rendimento in campo. A spunti di classe, il gol realizzato contro la Battipagliese non è certo frutto del caso. Giorgio Taormina, terzino, 29 anni, dall'Licata, 14 presenze. Non ha giocato molto, difficile spiegare la sua stagione. Buono in progressione, ambidestro, giocatore eclettico. Gioca sia a sinistra che a destra. Chiamato in causa, ha sempre risposto. La sua migliore prestazione in Coppa contro il Catanzaro. Peccato non si sia inserito bene, poteva dare molto di più. Domenico Giacomarro, centrocampista, 28 anni, dalla Triestina, 16 presenze. Arrivato ad ottobre al posto di Levanto, ha avuto più di qualche problema di inserimento e di condizione. La sua esperienza è stata comunque preziosa. Fabio Bucciarelli, interno, 26 anni, 9 presenze.
per trovare collocazione in campo ha dovuto adattarsi ad un ruolo non suo, defilato sulla fascia da esterno. Poi un infortunio ha fatto il resto, tenendolo fuori per parecchio tempo. Luigi Erbaggio, centrocampista, 21 anni, 4 presenze. Interessante, buona tecnica. È giovane, deve fortificare il suo carattere, ma la stoffa c'è. Francesco Statuto, centrocampista, 20 anni, dalla Roma, 16 presenze. Un infortunio ad inizio stagione, poi una maxi squalifica ne hanno in pratica condizionato la stagione. Gianpaolo Grudina, portiere, 35 anni, 2 presenze. Torres e Perugia, le sue apparizioni in campionato. Con il cambio di allenatore c'è anche un avvicendamento tra i pali. La sua esperienza e disponibilità è stata di grande aiuto a Bucci. Leonardo Aiello, centravanti, 21 anni dalla Roma, 3 presenze, poche e brevi apparizioni per una conferma delle sue doti tecniche di goleador. Adriano Lombardi, è l'artefice della promozione, ad Avellino non sono pochi quelli che lo rimpiangono, a Caserta accolto con diffidenza, adesso hanno imparato ad apprezzarlo. Poche parole, molti fatti, questo è il credo del rosso di Ponsacco, è uomo di calcio. Ha gestito al meglio la sua immagine. Sapeva quando è venuto che fare proclami roboanti, promesse di vittorie, costituivano solo frasi ad effetto per rubare in quel momento un attimo di fiducia ed affetto intorno a sé. Da uomo intelligente ha risposto con i fatti. Ha subito in silenzio una violenta, dura contestazione. L'ha superata con classe, stile, saldezza di nervi, grande equilibrio. Non passi inosservato che sotto la sua guida la squadra ha perso solo 2 gare su 32. Nessuno ha fatto meglio di lui. A Palermo la sconfitta è maturata con 2 calci di rigore. A Monopoli invece si è perso senza attenuanti, ma proprio sulle ceneri di quella sconfitta nasceva la rimonta dei falchetti. A Mussoduro il martedì successivo negli spogliatoi si chiariva quel che c'era da chiarire. Da allora in poi per la casertana hanno parlato solo i fatti. La conferma per la prossima stagione è il giusto riconoscimento per il lavoro svolto. Fernando Donati, tecnico in seconda. Al suo fianco lo ha voluto Lombardi. Allenatore serio e scrupoloso, ha lavorato nell'ombra. Ottimo il feeling con i giocatori. L'esperienza alla prima assurda è certamente positiva sotto tutti gli aspetti. Ha ricevuto un'offerta dal Pisa per curare il settore giovanile, avvicinandosi così a casa. Non di poco conto la sua andata via. Questa splendida cavalcata rossoblu ci riporta indietro nel tempo, a quando protagonisti altrettanto fantastici diedero vita ad un'impresa ugualmente straordinaria. Erano i tempi di Porrino, Cominato, Minto, Fazzi, l'uomo che è rimasto un mito per i tifosi rossoblu. Erano periodi d'oro quelli per il calcio a Caserta, i tempi di Don Peppino Moccia. Divenne presidente quasi per caso. La casertana appena promossa in C ha problemi di ordine economico. Servono 6 milioni per l'iscrizione al campionato. Il cavaliere interpellato non si tira indietro. Sboccia così l'idillio Moccia casertana, un amore che ha più di 15 anni dall'addio è ancora vivo in un cuore rimasto rossoblu. Una data, il 20 luglio 63, è una data storica per la casertana. Lei viene eletto presidente. Sì, e in quell'occasione la casertana fu riammessa al campionato di Serie C. Uno, allora era una Serie C. Come avvenne l'entrata in società? Per intercessione di un tifoso casertano, l'avvocato, la felice memoria dell'avvocato Iaselli. Arrivato lei, si incominciò a parlare di Serie B. Ci vollero anni, tempo e 2 promozioni, finalmente poi per disputare un solo campionato di Serie B. Ma allora le squadre erano più preparate, il campionato di Serie C era paragonabile, penso, a un campionato di Serie B di oggi. Ecco perché stentammo ad andare in Serie B. Fazzi, Silmo, Cominato, Minto sono giocatori che sicuramente la fanno tornare indietro nel tempo. Di questi suoi ragazzi, di questa sua casertana, lei chi ricorda con maggiore affetto? Tutti quanti, indistintamente. Non c'è un preferito. Tanti sacrifici. Ci fu una retrocessione amara, amarissima. Poi si ritornò in B. Però per il breve tempo di una sola stagione. Perché?
È perché la Casertana in quel momento non era preparata alla Serie B. Ecco, segue sempre lei le vicende della Casertana? Sì, sempre, da sempre. Che ricordo ha del pubblico di Caserta? Un pubblico molto generoso, troppo pretenzioso, vuole solamente i due punti. Che cos'è stata per lei la Casertana? Ah, è stato un periodo bellissimo. Potendo ritornare indietro nel tempo, lei ritornerebbe a guidare la Casertana? Se avessi 40 anni come allora, sì. 40 anni li ha Enzo Cuccaro e ad oggi guida la Casertana. Lei, dall'alto della sua esperienza, di quell'unica esperienza che finora Caserta può vantare in Serie B, che cosa si sente di dire oggi ad Enzo Cuccaro? Di persistere sulla stessa organizzazione e certamente avrà dei risultati. È la gara con il Monopoli, la Casertana ha segnato ancora. È il gol della sicurezza, quello della matematica promozione in Serie B, anche perché da Perugia arriva la notizia della sconfitta del Casarano, terzo incomodo. Da capolista o da seconda classificata, a questo punto poco importa. E vediamo le impressioni raccolte a caldo dopo l'incontro con i pugliesi. È domenica 2 giugno 1991. Ivano, ormai è fatta. Siamo contentissimi, una gioia indescrivibile. L'espulsione, che è successo? Ti ho fatto un po' di nervosismo, un fallo. Inizialmente eravate nervosi? Sì, beh, eravamo molto tesi, sapevamo l'importanza di questa partita. Era normale che eravamo un po' tesi, siamo riusciti a sbloccarla subito con Suppa e poi diciamo che è stato tutto più facile. Poi diciamo ecco che non si voleva questa mia espulsione, ma un attimo di tensione è stata e purtroppo sono cose che capitano. Questo è importante. Che questa gente meravigliosa e la società abbia ottenuto questo traguardo dopo 21 anni. Questo Monopoli non ha esposto una grande resistenza, dopo più forte la Casertana evidentemente. Ma no, io non direi più forte, io direi solo ecco che forse ha meritato di più, abbiamo fatto una rincorsa eccezionale, però ecco questo Monopoli è venuto a Caserta a testa alta a giocarsi la sua partita. Purtroppo noi è un momento troppo bello per non avere cercato di vincere questa partita, ecco. Andrea, è fatta una dichiarazione a voi. Niente, un campionato qui, sono tre al nord, le ho provate e questo è veramente stupendo. Non ci sono nessuna cosa, questa è una grossa soddisfazione, in questo momento non so cosa dire. Ringrazio tutti, come ho detto prima, ringrazio Caserta, tutti i tifosi sono stati straordinari e penso con la stessa umiltà, la stessa caparbietà faremo un grosso campionato di Serie B. Ecco Monaco, questa squadra è pronta, da quello che si è visto quest'anno è pronta per un grande campionato di Serie B. Ma io sono convinto di sì, perché questi ragazzi sono umili e hanno dimostrato di essere più forti in Serie C. L'ha dimostrato la Lucchese l'anno scorso, vincendo il campionato quest'anno è stata la sorpresa della Serie B. Abbiamo faticato tanto all'inizio, anche perché abbiamo cambiato allenatore, allora ci abbiamo messo un po' di tempo per amalgamarci bene. Comunque devo dire che il nostro allenatore è stato un grande allenatore, perché di fronte a tutti che l'hanno criticato, anche molti giornalisti, lui ha dato questa risposta e noi dopo Monopoli ci siamo sentiti abbastanza soli, perché tutti ci hanno attaccato, anche il pubblico in quel momento non ci è stato molto vicino, però adesso chiaro, abbiamo vinto, sono stati fantastici. La curva c'è sempre stata vicina, di questo siamo contenti. La Serie B viene dedicata a tutti quanti, a tutta la gente, al nostro presidente. E io in particolare la voglio dedicare a mia moglie, che mi sono sposato da poco, e a tutta la gente, perché è stata veramente fantastica. Speriamo il prossimo anno di fare bene. Vabbè, ma le tensioni sono sempre molte. È tutto l'anno che aspettiamo questo momento, forse non ci sembrava nemmeno vero, invece si è avverato il sogno poi di tutti. Io comunque devo essere sincero, sono particolarmente felice e fiero di aver guidato una formazione come questa.
in uno scenario del genere con della gente molto appassionata. Sono convinto che queste sono vittorie che non si possono dimenticare in una carriera. E anche, non so, mi capiterà forse di andare da qualche altra parte, ma questo rimane indimenticabile. Vi aspettavate un gol dopo pochi minuti? Ah no, ma noi abbiamo sempre fatto tutto per cercare di sbloccare i risultati fin dall'inizio. Oggi ci siamo riusciti subito, ma anche altre volte c'era andata bene. Il futuro, mister, adesso lei è Serie B. Lei ha pensato al suo futuro? Il futuro comincia domani o dopodomani, quando col presidente ci troveremo e parleremo. C'è qualcuno in particolare a cui volete dedicare questa vittoria, questa splendida vittoria? Io credo alla gente di Caserta, e chiaramente a una squadra come questa che merita veramente tante cose, una soddisfazione così grande, ma io credo che lo meriti soprattutto la città. L'Andria ha pareggiato a Palermo, quindi la casertana è prima in assoluto. Sì, è un motivo ancora in più di orgoglio, però ci va bene anche la proprietà del primo posto. Essere primi e vincere il campionato indubbiamente ci fa ancora più piacere. Teodoro, una grande vittoria, a chi la dedichiamo questa vittoria? Dedichiamo a questo meraviglioso pubblico che lo merita, al presidente, all'allenatore e a noi, perché veramente abbiamo fatto una cavalcata incredibile. Il Palermo pareggiato, siete primi in assoluto. Ma l'importante è andare in bio, primi, secondi è un'importanza. Questo Caserta ci ha dato fastidio fino alla fine, ma credo che più che siamo stati fortissimi, dicendo che il Palermo e Caserano anche. Complimenti a tutti. Grazie, in bocca al lupo. Lasciatelo stare un po', lasciatelo stare, forza. A chi la dedichiamo, Marco? Lasciatelo stare un attimo. Ma io credo che bisogna dedicarlo a questi splendidi tifosi che oggi sono stati veramente eccezionali e continuano ad essere ancora eccezionali. Una grande prestazione la tua oggi, hai salvato un gol, un altro lo hai fatto, un primo tempo straordinario, una ripresa piena di grinta. Ma io non credo che interessa molto chi ha fatto gol e chi l'ha salvato, anche perché non credo che questa sia stata la partita decisiva. Diciamo che nell'arco del campionato la Casertana veramente meritava di vincere. Marco, vai. Salvatore, una grande vittoria. Una grande vittoria e una col cuore di tutti i miei compagni e di tutta la gente che è venuta oggi qua a Caserta. Tutti i tifosi che oggi sono stati eccezionali. Mi dispiace perché forse non abbiamo potuto da regalare veramente qualcosa di nostro al pubblico per il fatto di questa invasione, però oggi sono a parte i miei 12 gol, però sono soddisfattissimo per questa Serie B che Caserta ha tanto aspettato e ha tanto sognato. Sono veramente emozionato, troppo bella una gioia così. Penso che a 30 anni raggiungere una promozione è veramente una cosa non facile. Siete primi in classifica, il Palermo ha pareggiato. Lo so, ho sentito. Abbiamo dimostrato veramente che siamo i più forti. Roberto Rovani, una grande vittoria, ormai siamo in Serie B. Sì, la matematica non è un'opinione, quindi ci dà in Serie B e io dico che la squadra l'ha meritata, la squadra, la città, la dirigenza, tutti l'abbiamo meritata in maniera veramente senza eccepire. Il risultato è stato giusto perché ci davano per spacciati, ci davano una squadra così, messa su e non costruita male. In effetti abbiamo dimostrato il contrario, una squadra che il giorno di ritorno fino adesso ha preso un gol, mi sembra, credo che sia calcio di rigore oltretutto e mettiamoci anche i vari infortuni e squalifica, tenendo anche un giocatore importante come la Romani all'inizio di stagione, quindi credo che la Casertana Calcio, soprattutto i ragazzi insieme al mister e tutti gli altri, abbiano dimostrato veramente che questa squadra è stata, diciamo, non ha deluso le aspettative. E diciamo che ha soprattutto, come si dice, messo a tacere quelle persone scettiche che ci davano per spacciati dall'inizio del campionato. Io adesso, oltre a non avere voce, ma non neanche memoria, non mi ricordo a che cosa si riferiva. Quando era prima sotto la doccia, che si è fatto la doccia, è uscito con Lombardi, ha detto voglio ancora altri punti, ha detto Lombardi. Esattamente, noi onoreremo questo campionato fino in fondo. Disputeremo la nostra partita a Terni.
Presidente, in campo si è scatenato anche lei. Ma purtroppo il mio limite è questo, insomma. Non sono riuscito a trattenermi. Era qualche cosa che inseguivamo da 4 anni e per la città da 21. Quindi non lo so, insomma, mi è sembrato giusto così. Enzo, nei momenti difficili eri l'unico che diceva B. In questo momento che l'abbiamo raggiunto, andavamo del pazzo molti, no? Ma sai, no, non mi interessa molto il discorso delle rivincite o dei rinfacci o di altre cose, insomma. E questa è una cosa nostra che sapevamo di poter raggiungere e l'abbiamo fatto, perché una squadra tecnica come questa è con una grossa forza di carattere e che, permettetemi, anche con una grossa società alle spalle, non poteva fallire l'obiettivo e l'abbiamo colto. Cristiano, allora, una grandissima vittoria oggi, primo posto in classifica, vi aspettavate una giornata così trionfale? Ma noi ci credevamo, perché abbiamo lottato tanto, abbiamo sofferto tutto l'anno, ci siamo impegnati, abbiamo lavorato benissimo. Eravamo arrivati al punto di dover concludere questo campionato e per niente al mondo ce lo volevamo fare scappare questo momento. È stata la vittoria della volontà, ci abbiamo creduto tutti, dalla società ai tifosi, anche nei momenti difficili, e siamo stati premiati, veramente un giorno bellissimo per Caserta. Inizialmente siete apparsi un po' tesi, era solo un'impressione. Vabbè, è normale, quando la posta in palio è così alta è normale che la tensione possa giocare brutti scherzi, però a parte la tensione c'era una voglia incredibile di vincere questa partita, sapendo che il Casarano avrebbe avuto difficoltà a Perugia. Noi il nostro dovere l'abbiamo fatto, ringraziamo anche il Perugia che ci ha dato questa gioia, e così oggi possiamo concludere trionfalmente questo campionato. Quando vi siete resi conto che ormai per la B era fatta? Ma dal primo gol, dall'inizio, noi ci credevamo dall'inizio della partita, quindi i primi 10 minuti abbiamo fatto subito gol. Basta. Peduzzi, finalmente è fatta, un tuo commento a caldo su questa grande vittoria della Casertana. Innanzitutto sono contento per tutti i miei compagni, presidente, allenatore, tutti qua, per i tifosi. Finalmente il giorno è arrivato. Che devo dire, sono contento perché l'altro anno stavo in primavera, ho vinto uno scudetto, ho vinto un campionato, quindi più contento di così. Cioè, questa è la mia quarta promozione, a dire la verità, e che mi fa molto molto piacere. Questa sicuramente è la promozione più sofferta per il semplice fatto che da diversi anni che qua ambiscono alla vittoria di questo campionato. Gli altri che ho avuto di promozioni venivano sempre da una retrocessione di Serie A, quindi di conseguenza era quasi d'obbligo vincere il campionato. Mentre invece questa è molto molto più difficile. Poi sono doppiamente soddisfatto perché tra l'altro questi sono anche i colori sociali della mia città. La mia città è Cagliari, il rosso blu, quindi non potevo finire diversamente. Ma ho provato sicuramente una sensazione di gioia, ma anche di dolore contemporaneamente, perché chiaramente da fuori la situazione si vive in maniera diversa. Però ovviamente quando si vince un campionato è la rosa dei giocatori assieme agli allenatori, la dirigenza, tutti quanti appunto vincono un campionato assieme. E per cui diciamo che il dolore è sopraffatto sicuramente dalla gioia. E la Casertana è in B, finalmente, è un sogno, è una realtà che si avverrà. La tensione era enorme prima della partita perché sapevamo che era una partita difficile sotto l'aspetto psicologico per la squadra, però siamo stati in grado di sbloccare subito il risultato, questo ci ha agevolato il compito in un certo senso, ma d'altra parte i valori in campo erano chiari, insomma era solo una questione di tranquillità psicologica. Poi il risultato di Perugia ha dato una gioia e una soddisfazione immensa. In panchina infatti c'è stato un momento che tra me e il mister ci siamo un pochino lasciati andare dalla gioia. Eccolo qua, direttore, finalmente possiamo parlare, mettiamo da parte la scaramanzia, la Serie B è certezza. Un lavoro durato 4 anni. La mia non era scaramanzia, era un fatto professionale, perché io sono abituato a gioire dopo fatti compiuti, e pertanto gli attori veri erano i giocatori, l'allenatore, durante la settimana, durante il campionato. E il momento è particolare, è felice, è un momento di grande gioia perché ha fatto impazzire la città, perché non dimentichiamo le delusioni che abbiamo subito tutti quanti, noi, la dirigenza, i giocatori e i tifosi compresi, perché noi per andare in B abbiamo dovuto vincere 2 campionati e questa è la gioia più grande, perché abbiamo dimostrato caparbietà, perseveranza e grande forza morale, perché ci sono stati dei momenti veramente brutti.
che chiunque avrebbe mollato. Noi, grazie alla forza del presidente Cuccaro, della sua famiglia, di suo cognato e anche mia, se mi permettete, abbiamo trascinato i giocatori e l'allenatore e pian pianino abbiamo trascinato tutti quanti, voi, i tifosi, le autorità, i politici, tutti, non voglio dimenticare nessuno. E finalmente la gioia è esplosa oggi, perché questo è un giorno indimenticabile. Il mister ha sicuramente un merito particolare per aver fatto questo, perché aver dar fiducia a Petrucci è stata la cosa più bella e ci ha fatto sì che abbiamo raggiunto l'obiettivo. Il presidente Cuccaro, che adesso sta festeggiando con la squadra, parlato prima di una squadra da Serie B, ma non vuole sentire di salvezza, cioè vuole impostare una squadra comunque in qualche modo vincente anche per l'anno prossimo. Secondo te che cosa bisogna fare, data anche la tua esperienza, cosa bisogna fare per restare in Serie B senza eccessivi affanni? No, adesso i programmi non li faccio certo io, li fa l'allenatore, che è la persona che ci ha guidato e ci guiderà, penso, spero, per il prossimo anno. Chi ci sarà? Guiderà la Casertana, ecco. Facciamo... A chi dedichi questa vittoria? Ma ci sono tante persone. Enzo Esposito, che diciamo con lui ci siamo detti facciamo il bis, tu con lo scudetto e noi il campionato. Io penso che Enzo Esposito sia una persona importante per noi. Bene, ti lascio allora i festeggiamenti, ancora auguri. Grazie. La festa, la grande festa, sta per concludersi, anche se questi momenti rimarranno a lungo impressi nella memoria, ed anche se sono proprio questi attimi di esaltazione e di giubilo a rappresentare il presupposto per meditare sul cammino percorso e per guardare a quello futuro. In entrambi i casi, sia cioè che si parli dell'obiettivo raggiunto e sia che si volga lo sguardo al domani, il ruolo di primattore, di protagonista, di artefice principale spetta a lui, ad Enzo Cuccaro, giovane condottiero di una Casertana che ha saputo guidare, dando alla società la giusta impronta manageriale ed infondendo alla squadra quella passionalità e quella carica che alla fine, comunque, rendono più pieno ed appagante il gusto della vittoria. 4 anni di presidenza, ha commesso errori? Ma penso tanti, insomma. Il primo anno abbiamo dato un grosso scotto del noviziato. A luglio, dopo Milano, ha detto della stampa, ha detto dei tecnici, avevamo già vinto il campionato, poi per poco non retrocedevamo, abbiamo speso parecchio, avevamo una squadra fatta di nomi ma niente di più. Poi gli altri 3 anni invece no, perché siamo stati sempre, abbiamo giocato sempre bene, siamo stati sempre per lì per vincere il campionato e non ci siamo riusciti, insomma. Ma che cosa hanno riferito? Ma io non ci credo mai a queste cose, fare e non rifare, insomma, cioè, purtroppo il passato è passato e pensiamo al futuro, forse è meglio. Presidente, ha avuto delusioni in questa sua esperienza dirigenziale? Ah, come sempre nella vita, insomma, uno si aspetta delle cose, ne riceve delle altre, oppure arrivano delle cose che poi forse uno non si aspettava. Niente, è il gioco della vita, insomma, va bene così. Forse questo è condito più da emozioni violente e brevi, insomma, forse questo è il bello del calcio. Ma le soddisfazioni poi l'hanno ripagata? Ma io mi sono meravigliato, perché quando ho vinto il campionato io ho avuto parecchie gioie nella mia vita, ma non sono mai stato così contento come
quando il Perugia ha segnato, insomma, penso che sia una sensazione difficile da ripetere. Presidente, cosa lo offende di più, l'indifferenza o la cattiva fede? Ma nessuna delle due, io ho un carattere abbastanza strano, insomma, io vado con la mia strada. Se sono convinto di una cosa è difficile che me la fanno, che mi fanno cambiare idea. Quindi o l'indifferenza o la cattiva fede possono essere delle cose che mi possono contrariare, ma mai né fermare né dispiacere più di tanto. Ma c'è stato comunque qualche momento in cui ha pensato di mollare tutto e perché? Non so, crisi? Sì, ma sicuramente ci ho pensato, perché comunque l'elemento razionale viene ogni tanto a galla. Però io penso che se uno è in buona fede e ha la possibilità e la capacità di portare avanti un certo discorso, e solo forse per debolezza lasciarlo andare, no, questo non sta nel nostro carattere, nel carattere della nostra famiglia non esiste questo. Cioè avevamo la possibilità di portare questa squadra in Serie B e l'abbiamo fatto, quindi questo va un po' a lenire tutte quante le amarezze e le delusioni degli anni precedenti. È stata sempre convinta dei giocatori e degli allenatori che prendeva? Sempre, in quel momento sempre. È chiaro che come convintissimo quando mi sono reso conto di dire che ho sbagliato. Io non insisto, non sono cocciuto nell'errore, riconosco di aver sbagliato e cambio, forse facendo qualche volta un altro errore, insomma, ma comunque insomma ho sbagliato. 4 anni, un anno abbiamo detto di assestamento, poi 3 anni vicende varie e adesso culminato poi questo campionato con la promozione. Poi sicuramente è una squadra che dirà la sua in questo campionato di Serie B, abbiamo un buon organico, ma questo non lo dico per farmi o fare coraggio, noi abbiamo un ottimo organico, una buona squadra che già così com'è potrebbe ben figurare in Serie B. Ho visto delle partite, a volte la domenica a mezzanotte su Rai 3 fanno partite di Serie B, la nostra squadra non è inferiore a metà di quelle squadre che ho visto io. Però è chiaro che noi dobbiamo irrobustire questa squadra con 4 elementi di spessore tecnico un attimo diverso e mantenere l'organico di quest'anno, giocare con lo stesso gioco. Abbiamo per questo mantenuto lo stesso allenatore, che ci sembra buono, ottimo anzi, e quindi figureremo bene sicuramente. Qual è il vantaggio o la fortuna nel calcio? Quella di un arbitraggio equilibrato e favorevole o di un pubblico maturo e forte? Forse tutte e due, perché se l'arbitraggio, il pubblico aiuta l'arbitro e l'arbitro forse può istigare o calmare il pubblico, no? A volte un cattivo arbitraggio, senza arrivare però alla concessione o alla negazione di un rigore, può istigare il pubblico, mentre il pubblico con un comportamento scorretto e incivile può istigare l'arbitro, che pur sempre un uomo. A parte gli uomini di questo campionato, quali tra i dirigenti, i tecnici e i giocatori che lei ha conosciuto in questi 4 anni ricorda di più e perché? Ma i ragazzi li ricordo un po' tutti. E chi ha giocato e chi non ha giocato, forse perché noi abbiamo un buon rapporto con i giocatori. Come allenatore sicuramente Montefusco e Caramanno, no? Perché Montefusco era un mio amico ancora prima che ci conoscessimo nel campo del calcio, nel campo del pallone. Caramanno perché è stato un personaggio atipico, stranissimo in questo mondo del calcio, verso cui provo affetto e stima. Presidente, il successo di questo campionato è stato programmato in questa atmosfera ovattata delle stanze del suo albergo, dove la domenica mattina però esistevano anche dei riti propiziatori. Ma il calcio è pieno di queste scaramanzie che forse a pensarci dopo uno ne ride, perché consideri il fatto dei capelli, d'altronde mi ritrovo una bella zazza, consideri il fatto di determinate altre cose che forse sono non si possono raccontare, però anche questo fa parte del gioco, insomma, quindi va bene così.
una promozione in Serie A o uno stadio ex novo? Lei per cosa potete... Uno stadio ex novo. Lo stadio ex novo rimane e ti potrebbe dare la possibilità di poter salire in Serie A sempre, però comunque rimarrebbe un impianto. La Serie A potresti perderla o la puoi perdere e non, poi non ti rimarrebbe neanche lo stadio, quindi mi sembra assolutamente necessario questo stadio, questo rifacimento dello stadio. Stiamo sulla buona strada, speriamo di vederlo. E i lavori al Pinto sono finalmente cominciati. La nuova tribuna conterrà circa 7.000 spettatori, con un guadagno in numero di posti di circa 4.000. Anche la curva sud avrà 3 gradini in più. Ci saranno nuovi spogliatoi ed una funzionale sala stampa, ma molti lavori dovranno ancora essere fatti. Di essi si parlerà la prossima stagione. Blu, carta tu, i nostri cuori ci sei.